Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Rimini e visitiamo l'Italia in miniatura. L'Italia in miniatura è un parco, appunto come dice stesso la parola, in miniatura ed è stato fondato nel 1970, circa più di 270 nella parte centrale miniature di monumenti e luoghi storici italiani ed è circondato da circa 5.000 alberi veri in miniatura. Andiamo a vedere. È strutturata proprio come l'Italia, questa qua che sto inquadrando in questo momento è la Sicilia, quindi lì vedete la Sardegna, man mano a salire l'Italia, Lazio fino ad arrivare in fondo alle Alpi. Ecco, questa è la Sardegna, si va dal santuario della Madonna di Bonaria o Bonaria, spero di pronunciarlo bene, alla Torre dell'Elefante, al villaggio nuragico. Per Castelsardo. In Galdura è la roccia dell'orso, The Beer Rock. Ora, tra le varie attrazioni che ha l'Italia in miniatura c'è anche Venezia in miniatura. La giri su una barchetta praticamente che segue un circuito ben preciso, ma davvero davvero fatta bene. Guardate. Del Casinò Municipale di Sanremo, la Chiesa Russa, la Liguria. Quasi il faro di Genova questo. E di fronte alla Liguria troviamo il Piemonte. Ecco la Mole Antonelliana di Torino e il Palazzo Madama. Ciao Florinda! Ecco Florinda che riprende il Pirellone da Monte Rosa, Monte Bianco, che spettacolo il Duomo, la galleria e il Castello Sforzesco. Piazza del Comune di Cremona e Mantova. Assisi invece Bergamo e Brescia con
con la piazza della Loggia. Il lago di Garda, l'arena di Verona. La catena del Pont Magnon, cortina d'arredo col trampolino allo Stadio Olimpico, il Monte Cristallo e le tre cime di Lavaredo col lago di Misurina. Oltre all'Italia in miniatura ci sono anche delle piccole attrazioni che rifanno l'Europa, quindi una mini Europa in miniatura. Iniziamo subito con Vienna, il castello del Belvedere Superiore e il monumento di Strauss. Ocitelli, Torre dell'Orologio e Moschea, Torre di Gavran Kapetanovic, Mostar, il Ponte Vecchio, Termopili, tutta la Grecia, Atene, Colossacropoli. Sta sempre pazzo per vedere austriaco. Füssen, castello di Neuschwanstein, bello. Lorelei, palazzo di Pfalz, palazzo ducale, castello di Scio. La Torre Eiffel, passando per Bonn, per Bruxelles, per Segovia, i Paesi Bassi con i suoi mulini, la Sirenetta di Copenaghen e ovviamente Londra con la Basilica di San Paolo. Sono rappresentate tutte le città italiane, ovviamente qua Santa Maria di Leuca, quindi l'estrema punta meridionale. Quindi poi man mano che sali, ecco, trovi Brindisi e così via, quindi scali tutta la Puglia fino ad arrivare poi al nord. Ecco, questa è Taranto, col suo ponte girevole. Ecco, quella là a fondo è Matera, l'abbiamo vista dal vivo ultimamente, arrivandoci a piedi partendo da Bari.
questo è il bellissimo castello del Monte. Ovunque trovi treni che girano e sono rappresentati i maggiori treni dell'Italia, Frecciarossa e così via. Ecco qui. La Reggia di Caserta. Spettacolare. Come spettacolare anche Piazza Plebiscito. La stazione Termini di Luca, come dicevo, praticamente treni che entrano e escono, la voce è ovviamente identica. Poi ci sono le meraviglie della città eterna, come il Colosseo e Piazza San Pietro. Qui c'è come attrazione il castello Sigismondo, praticamente serve se vi volete spruzzare d'acqua con i vostri figli, fare una vera e propria battaglia d'acqua. Vedi? Questa è l'Italia in miniatura. Se vi trovate dalle parti dei Vigili di Riccione, vi consiglio di venirla a visitare. Praticamente vi permette di dare un'occhiata a tutte le bellezze d'Italia passeggiando per una mezz'oretta, un'oretta, va. Molto piacevole, tante altre attrazioni che sono molto carine. Sì, ve la consiglio. Ciao!